Federico Bonami vince Verona al termine di una gara comunque ben giocata, vittoria meritata. Sì, è stata una bella vittoria oggi, anche perché la classifica quest'anno in Superlega è una classifica un po' particolare, anche una squadra come Sora che è un'ottima squadra, si ritrova ultima e quest'anno abbiamo visto che tutti possono vincere contro tutti. Quindi per noi è una vittoria importante che ci dà respiro anche per le prossime settimane che riposeremo. E poi vai vai. Gara per te da ex, emozioni particolari per questo ritorno al Palacoccia? Qui sono stato a casa l'anno scorso, era il secondo anno che veniva a Sora a giocare, dopo il primo anno, alla prima esperienza in Serie A a 18 anni, quindi tornare qua è stato molto, molto emozionante, ho tanti amici, tante persone, quindi è sempre bello ritrovare tutti. Tante prestazioni altalenanti per Verona, che forse poteva fare qualcosina in più nel girone di andata, cosa è mancato? Purtroppo non ti saprei dire che cosa è mancato, forse è mancato un po' di cinismo in partite dove potevamo fare 3 punti, e partite che abbiamo perso, c'è stato il ciclo delle partite infrasettimanali dove siamo stati in un periodo un po' di calo mentale e fisico e abbiamo pagato pegno, abbiamo perso quelle 3 partite che ci hanno allontanato poi dal nostro obiettivo, che sono ovviamente era entrare in Coppa Italia, non ci siamo entrati. La cosa buona adesso è che abbiamo molto tempo per lavorare, dobbiamo ripartire dalla palestra, stare compatti come si fa tutti gli anni in questo periodo, perché dicembre e gennaio sono mesi molto stancanti e poi ricominceremo forte con Perugia, perché vogliamo fare un girone di ritorno degno della nostra squadra e degno del lavoro che stiamo facendo anche in palestra.